Bentornati amici di Army Magazine, la protagonista della prova di questa settimana è la Pardini GT9 in calibro 9x19. Prima di proseguire con la prova vi invito a iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram e YouTube per non perdere nessuna delle prove che faremo in futuro. Passiamo ora alla misurazione del peso di sgancio, la camera di cartuccia è vuota, il caricatore l'abbiamo sfilato, possiamo procedere. La GT9 funziona in sola singolazione, andiamo a misurarla. Fresca di fabbrica, questa GT9 ha un peso di sgancio di 922 grammi. La GT9 di Pardini non è una novità perché è un'arma già presente da qualche anno nel listino dell'azienda toscana. La novità è la disponibilità nel calibro 9x19 che è stato liberalizzato per le armi corte di recente. L'abbiamo riprovata nel calibro nuovo per avere una conferma delle sue doti che avevamo già provato nella 9x21. Partiamo proprio dallo scatto, che è una delle particolarità vincenti di questo modello, perché la GT9 consente di intervenire sullo scatto in quattro modi diversi, attraverso quattro viti presenti, tre all'interno del ponticello e una sul lato del fusto. Le regolazioni possibili sono numerose, è possibile modificare il peso di sgancio dello scatto, la corsa del grilletto, modificare l'aggancio dei piani di scatto e anche la lunghezza del trigger stop, quindi la corsa del grilletto successivamente allo sparo. Queste ultime due modifiche Pardini consiglia di farle fare a un armiere esperto. A ogni modo, le possibilità di regolare quest'arma sulle proprie esigenze sono davvero molteplici, quindi. In effetti lo scatto è sorprendentemente leggero. L'altra caratteristica della GT9 è il fatto di essere ambidestra, perché il pulsante di sgancio del caricatore è presente sia sulla destra che sulla sinistra, e così anche le leve della sicura manuale, che bloccano il meccanismo di scatto. I materiali con cui è composta la GT9 sono lega leggera per il fusto, mentre per il carrello è stato impiegato l'acciaio inox. È disponibile sia in questa versione che in versione bicolore con il carrello nero. Le guancette sono in legno, molto sottili, e l'impugnatura, tutto sommato, considerato che il caricatore è bifilare da 17 colpi, quindi corposo, anche se è in lamierino d'acciaio. Il fusto, dicevo, è abbastanza sottile. L'impugnatura è quella delle pistole di tiro accademico di Pardini, quindi presenta un'inclinazione di 25 gradi che consente un'impugnatura estremamente naturale da parte del tiratore. Abbiamo poi un'attacca di mira di tipo sportivo, regolabile in altezza e derivazione, mentre il mirino è inserito dalla volata e non ha nessun riferimento colorato. Altro tratto distintivo del modello sono queste asole di alleggerimento ricavate nel carrello su entrambi i lati, che conferiscono un aspetto aggressivo all'arma, ma soprattutto alleggeriscono il carrello e rendono il ciclo di sparo più rapido.
Siamo tornati dal campo di tiro all'Oklahoma Camp di Uboldo, e dove siamo veramente rimasti impressionati dalla precisione di questa pistola, dalla precisione e anche dalla piacevolezza con cui la si utilizza, ma soprattutto dalla velocità con cui si riescono a ottenere rosate soddisfacenti fin dal primo approccio. Passiamo adesso alla pagella di Army Magazine, partendo appunto dall'impugnatura, dove il voto non può essere che 5 punti su 5, perché questa impugnatura derivata dal tiro accademico è veramente riuscita. È decisamente naturale, molto alta nella presa e il controllo è decisamente efficace. Passando alla voce precisione, anche qui merita il voto pieno, 5 punti su 5. A una distanza di circa 15 metri abbiamo messo 3 colpi nel nero. Si può fare meglio, ed è solo gli altri 2 colpi fuori sono dovuti solo al tiratore, non alla pistola. Ultima voce, rapporto qualità-prezzo, la Pardini GT9 proposta al pubblico a 2.400 euro. Non è una cifra bassa rispetto alla concorrenza, ma la qualità c'è e, come si usa dire, la qualità si paga. Quindi possiamo dare tranquillamente 4 punti su 5 nella nostra pagella. Concludiamo con il voto complessivo che è 5 punti su 5. Che dire, la GT9 ci è piaciuta, è precisa, maneggevole, efficace. Non sbaglio un colpo, abbiamo provato sia munizioni, solo munizioni commerciali, ma sia fiocchi che geco e non ha mai mostrato nessuna incertezza. È un'arma particolarmente indicata per chi fa tiro rapido o anche tiro dinamico, ma anche per chi vuole divertirsi semplicemente al poligono. Concludiamo con le nostre solite tre raccomandazioni. Non esistono armi scariche, proteggere sempre occhi e orecchie al poligono e dito lontano dal grilletto finché non si ha intenzione di sparare.